ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Nella vita e in particolar modo in politica, in un'assise elettiva come il Consiglio Comunale, bisogna essere sempre coerenti. Io credo di esserlo stato e di esserlo. Ho evidenziato a più riprese le criticità, le problematiche dell'AMIU. Certamente ci sono significative, sono evidenti. C'erano e ci sono, virgola, a condizione però che questa linea, in cui ci sono delle criticità da superare, stranamente per molti consiglieri di ex maggioranza, prima queste criticità non esistevano, ora improvvisamente sono esplose in tutta la loro forza e in tutta la loro virulenza. Allora, un conto è dire, e io non sono certamente un moderato, tutt'altro. Una cosa è dire, ci sono questi problemi, individuiamo le responsabilità, i responsabili, acceleriamo per il contratto di servizio, andiamo a vedere le singole criticità e come, almeno parzialmente, cercare di uscirne attraverso un rapporto diretto con il cittadino, andando ad ascoltare quelle criticità che, ripeto, ci sono e che nessuno, ovviamente, né di maggioranza né di opposizione, può negare. Però non posso tollerare che persone della ex maggioranza, che non hanno detto mai una parola su queste posizioni, all'improvviso si sentano così, risultino colpite sulla via per Damasco. È molto facile volersi rifare una verginità politica andando a ribaltare le carte. Per quanto riguarda la mia posizione, non c'è nessun ribaltamento, perché ho detto ci sono quelle criticità che ho evidenziato e queste criticità vanno risolte. Attraverso il mio modus operandi e, diciamo, politico e anche mediatico, sono abituato a interfacciarmi con il cittadino, a consumare le suole delle scarpe per la città, ad affrontare i problemi, a denunciare, a pretendere risposte. E negli ultimi tempi, ancor prima della famosa data del 19 febbraio della raccolta delle firme, ho sempre cercato, ma ora sto insistendo in questo modus operandi, come dire, aumentando le mie forze, proprio nell'ottica di prendere quelle problematiche e portarle nelle sedi competenti, a qualunque livello, dall'ambito, diciamo, delle direzioni all'ambito degli assessorati, del gabinetto sindaco e quant'altro. Però andare a voler ribaltare completamente le carte, a voler rifarsi una verginità politica dopo aver amministrato la città, mi sembra un atto di ipocrisia umana prima ancora che un atto di ipocrisia politica. Ed è stato proprio questo il motivo, e lo ribadirò sino alla nausea, sino alla noia, per cui io quel 19 febbraio non ho apposto la mia firma accanto a soggetti politicamente ipocriti. Un conto è dire ci sono queste problematiche, io me ne assumo le responsabilità, essendo anche stato amministratore. Sto parlando, diciamo, dal punto di vista, dall'angolo visuale dei componenti della ex maggioranza, e mi assumo le responsabilità e denuncio anche quello che non funziona. Certamente, perché la funzione di un consigliere è quella di denunciare quello che non funziona, ci mancherebbe altro, ma da qui a voler, con un colpo di spugna, tanto vergognoso quanto ipocrita, cancellare i propri trascorsi politici,
le proprie criticità, i propri fallimenti, andando a rifarsi una verginità politica, ripeto, mi rende ancor più felice, più convinto e più consapevole e difensore, estremo difensore e assertore di quella scelta che ho fatto. Aveva forse proprio ragione, mi permetta Presidente, ho ancora 36 secondi, lei ha sempre il difetto di interrompere, Consigliere Abbate, è venuto caricato a molla, se lei guarda l'orario siamo oltre i 26 secondi, ma io ho quello lì, guarda, c'è il segretario generale qua, guarda. È fermo l'orologio e siamo a meno 26. Guardi, prego. Legge, Presidente, fotografiamo, Presidente. Fotografiamo 26, Presidente. Consigliere, è meno, non ha letto bene. È che è andato oltre il tempo. E lei sta per l'ennesima volta violando il principio di terzietà. Presidente, mi lasci spazio. Abbate, è arrivato caricato a molla. Noi abbiamo un orologio. Io guardo questo. C'è qui il segretario generale che può attestare. Vabbè, per favore, senta, a parte la polemica, vado sono a conclusione. Sono io che non vedo. Vado. Ma noi abbiamo quello. Presidente, non lo so, c'è quello e c'è lì. Il fuso orario, no, Presidente? E sarà probabilmente. Mi ha interrotto 40 secondi. Dubbio, ma qui c'è il segretario generale che può attestare. Presidente, non scarichi per l'ennesima volta. Vada. Non interrompa, Presidente. Vada, questo maledetto vizio. Lei si deve difendere. Consigliere Abbate. Stia tranquillo e vada a conclusione. Consigliere Abbate, vada a conclusione. Grazie. Grazie. Il resto consigliere. Presidente, io ho 30 secondi e il tempo. Li usi, prego, nessuno glielo sta impedendo, prego. No, me l'ha impedito, Presidente. Consigliere, ribadisco che qui c'è il segretario generale che può attestare che il tempo era andato oltre, prego. La caricatura? È una caricatura questo conteggio? Ah, non lo sa, no? Lei si deve dimettere. Può procedere, per favore? Ho detto quello che dovevo dire. Grazie.